Buonasera, ben arrivati a tutti e buon sabato. Come state? Spero bene. Allora, diamo giusto il tempo che qualcuno si accorga della nostra presenza perché oggi facciamo un dolce buonissimo che ha bisogno dei piccoli passaggi importanti e quindi avevo proprio bisogno di farvela vedere. Si chiama oggi la torta che andiamo a fare, la torta Sacher, una torta buonissima che ha bisogno di ingredienti semplici, ma nello stesso tempo dei passaggi proprio importanti. Intanto vi saluto a tutti. Ciao ai nostri amici di Facebook, Instagram e YouTube. Grazie sempre per il like che mi lasciate. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. Allora, andiamo a vedere subito gli ingredienti che ci vedono presenti per questa importante torta. Allora, abbiamo bisogno di fare due cose. Innanzitutto il pan di Spagna. Quindi abbiamo bisogno di 130 g di zucchero semolato. 5 uova, ecco la nostra gallinella che a tutti piace. Poi abbiamo bisogno di un pizzichino di sale, 200 g di cioccolato fondente a pezzi e poi abbiamo bisogno del burro, 150 g, un pochino di zucchero vanigliato, 150 g di farina, 2 cucchiaini di lievito per dolci per quanto riguarda il pan di Spagna. Poi andiamo a fare la farcitura e ovviamente non poteva mancare la nostra confettura di albicocche, ovviamente fatta con il Bimby, 300 grammi. E poi per fare la colata di cioccolato abbiamo ancora bisogno di 150 grammi di cioccolato, sempre fondente a pezzi, e 100 grammi di panna. Iniziamo subito, via! La prima cosa da fare è preriscaldare il forno a 180 gradi. Fatelo, io utilizzo la modalità statico, lo mettete nella parte centrale, 180 gradi e lo andate subito a riscaldare. Importantissimo, ovviamente adesso boccale asciutto e pulito, si va a imburrare. Io ho già fatto, guardate come, non ho imburrato, ma ho preso uno stampo, una tortiera con la cerniera apribile con un diametro da 26, ho messo soltanto la carta forno nella base, ok? Tanto poi dopo questo ci aiuteremo a distaccarlo con il coltellino. Me lo metto da parte. Adesso andiamo a mettere lo zucchero, 130 grammi di zucchero all'interno del nostro boccale. La nostra bilancia è una bilancia sensibile che pesa di un grammo per quanto riguarda TM6. TM5, TM31 pesa di 5 in 5. Chiudiamo il tutto con il nostro misurino facendo un clic su avanti, ci imposta 20 secondi, velocità 10 e andiamo a trasformarlo in un mulino. Stiamo sfoderizzando. Se voglio mantenere, voglio trattenere questo. Ho bagnato un pezzettino di scotch e ce l'ho adagiato sopra il coperchio di modo tale che i fumi alla fine non li vado a respirare. Ma soprattutto vi faccio vedere questo passaggio, non tanto per quando facciamo lo zucchero a velo, ma quando andiamo a tritare tipo il peperoncino, il pepe, ok? Facciamo clic su avanti. Guardate. Abbiamo trasformato ovviamente Bimby in un mulino, uno dei suoi fantastici potenziali, e quindi possiamo fare la qualunque, quindi pan grattato, parmigiano, come vi ho appena detto, lo zucchero semolato in zucchero a velo, perché no? Le farine di riso, ceci, ma anche fare la farina di cioccolato, perché le nostre lame pure che girano a 360 faranno 10.700 giri al minuto, non surriscaldano mai e quindi non ci vanno a bruciare gli alimenti, e quindi la prova con il del 9 la fate con il cioccolato. Ok, andiamo a tirarlo via bene bene perché adesso dobbiamo montare i nostri albumi. Voilà, dei bei schiaffetti decisivi che ci aiutano a olè. Vediamo, andiamo a trasferirlo in una ciotola e ce lo teniamo da parte. Abbiamo problemi con audio, speriamo di averli risolti. Adesso si va avanti e andiamo a separare, come vi ho detto, gli albumi dai tuorli. Allora, abbiamo fatto lo zucchero a velo e ce lo siamo messo da parte. Adesso prendiamo la nostra bella gallinella e prendiamo 5 uova. Mettiamo la nostra farfalla. Come si mette la farfalla? Così. Si adagia sopra il nostro gruppo lame, ok? Vedete?
viene messa sopra, eh? Adesso, posizionato la farfalla, andiamo a mettere i 5 albumi. Controlliamo sempre, come vi dico, prima di metterli giù, proprio per vedere che le uova siano integre, e soprattutto controllare che non va giù la buccetta delle nostre uova. Poi una, le contiamo, due, tre. Per chi si è collegato solo in questo momento, stiamo facendo la torta Saker, una torta buonissima, soprattutto accompagnata con una buonissima tazza di tè. Ok, li separiamo bene. Adesso torno indietro perché la chiara dell'uovo mi è andata a finire sul contatto, eh? Vedete com'è sensibile? Però è fatta apposta per stare in cucina, non succede niente. 4 e 5. Vi faccio vedere come si montano bene i nostri albumi, che tantissime persone mi scrivono che hanno difficoltà. Adesso vi faccio vedere quanto è semplice e soprattutto come si possono fare le meringhe. Andiamo, aspettate che pulisco, che torniamo indietro. Allora, abbiamo messo i 5 albumi, mettiamo giù un pizzichino di sale, veramente pochissimo, eccolo qua. Andiamo a chiudere e ci imposta da solo 4 minuti a una velocità, per chi ha bimbi sa che la farfalla non può essere utilizzata a una velocità superiore di 4, infatti ci ha impostato 4 minuti a velocità 3,5. Adesso vi faccio vedere, ma se sentite già il rumore del nostro bimbi, sta cambiando un po' la sinfonia perché sta già montando. Ve li facciamo vedere così che riuscite ad avere proprio un'idea più chiara. Vediamo come si trasformano. Adesso ancora siamo ancora troppo liquidi. Oh, le vedete, già stanno prendendo forma. Stiamo montando le nostre chiare. Il bimbi ci ha impostato 4 minuti a velocità 3,5. Perché 3,5? Allora, innanzitutto potevamo anche mettere 4, non era quello il problema. Ma in realtà la nostra farfalla ha la capacità di non incamerare abbastanza, diciamo così, di non prendere tantissima aria, perché il principio fondamentale che la nostra farfalla ha, è anche quando monta la panna, è di incamerare il meno aria possibile. Vedete già che stanno prendendo corpo? Guardate che belle, io mi immagino una bella meringata. Io le ho messe fredde di frigorifero, non le ho tirate via a temperatura ambiente, prese e messe all'interno del mio bimbi. Sono appena passati da 4 minuti, sono passati neanche 2. Guardate che belle, già si vedono. Aspettate, guardate, vi faccio vedere come si attaccano bene bene alle pareti, lo vedete? Sì, dai, si vede benissimo. Guardate che meraviglia. Allora, vedete quanto è semplice montare? Quindi non detto che le uova sono calde, le uova sono fredde, io le ho prese dal frigorifero, quindi vi sto dicendo che con 4 minuti, 5 albumi, voi adesso vedrete che bel risultato otteniamo da questa preparazione. Farò quasi fatica a tirarle fuori, eh? Prima non gli avevate dato tanta fiducia, ditemi la verità, le vedevate liquide, adesso non si montano, invece no, guardate che belle, belle dure dure dure. Manca ancora 1,5 minuti, io direi che vi faccio, adesso vi riporto in posizione, perché nel frattempo mi prendo la ciotola che me le terrà poi da parte, perché mi serviranno dopo per aggiungere alla mia preparazione. Ok, prendiamo la nostra spatola,
E nel frattempo ci prepariamo per andare avanti con la nostra ricetta. Per chi si è collegato solo in questo momento, stiamo facendo la torta Sacher, una torta buonissima che piace sia a grandi che bambini e soprattutto veramente molto 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 facile da fare, non è difficile, però abbiamo bisogno degli step importanti. Allora, quindi appena saranno belli spumosi, come li tiriamo fuori noi, gli albumi possono essere tolti. Diversamente potete aggiungere anche un pochino di tempo, se laddove magari la corposità non vi soddisfa. 25 secondi, se ancora non l'avete fatto, grazie per il like. Ah, casa mia saranno contenti per mangiarla domani, ovviamente io però la mangerò per il dolce della domenica. Ci siamo e poi andiamo avanti. Perfetto. Il bimbi suona, i braccetti si aprono da soli e facciamo clic su avanti. Allora, guardate. Sembrano nuvole proprio bellissime. Allora, togliamo la farfalla, vedete? La togliamo. Vado adesso a togliere un pochino di eccesso di lame dalla farfalla e la vado a portare giù. Guardate che meraviglia. Questi sembrano quasi appiccicati sotto, lo vedete che faccio quasi fatica a toglierlo? Bellissimi. Quindi fate assolutamente le meringhe. Potete anche aggiungere un pochino di colorante per farle a tema. Allora, abbiamo tolto gli albumi, come ci diceva, a neve. Adesso mettiamo all'interno, ce li teniamo da parte queste, eh? Mettiamo nel nostro boccale 200 g di cioccolata fondente. 200, eccoci qua. 150, 180, 200. Mettiamo quest'altro pezzettino e ci siamo. Poi andiamo a chiudere con il nostro misurino, mi raccomando coperchio e misurino, fate attenzione, e andiamo per 10 secondi a velocità 7. Farà un po' di rumore. Ok, facciamo clic su avanti. E vediamo che praticamente il nostro cioccolato, considerate che adesso è bagnato il boccale, ma quando vi dicevo che voi potete fare la farina di cioccolato, la realtà è questa, che fate tutto con le nostre lame, non surriscaldandolo, ok? Ci andiamo a mettere, l'abbiamo riunito sul fondo con la spatola, e mettiamo il nostro burro a pezzi. Il burro ci viene richiesto 150. Volete vedere all'interno com'è il nostro cioccolato tritato? Ovviamente vi ripeto che questo, il boccale è bagnato, quindi non ha una, diciamo così, proprio sfarinato. Adesso andiamo a metterci giù il nostro burro, 150 come ci viene richiesto da ricetta, e andiamo poi, passaggio successivo, cioè chiudendolo, e si va, come ci dice la ricetta, per 5 minuti 50 gradi a velocità 1. Allora, adesso arriviamo un attimino a 50 gradi e poi vi faccio vedere invece come si trasforma il cioccolato. Nel frattempo vi ricordo che abbiamo preriscaldato il forno a 180 gradi. Io metto statico, perché i dolci come questo, che hanno bisogno di essere, diciamo così, lievitati, che hanno bisogno di una spinta, a me piace più cuocerli in questo modo, Adesso poi vediamo, perché si sta ancora non si è sciolto del tutto, vi voglio far vedere come cambia la trasformazione della nostra preparazione. Aspettiamo ancora un pochino perché ancora non siamo. Lo vedete questo termometro qui? Allora, la ricetta ci dice che ha bisogno di arrivare a 50 gradi. Fisicamente però nel bimbi in questo momento abbiamo il 37 gradi. Ok? Quindi noi la temperatura la raggiungiamo solo quando la vediamo qua sopra. In questo momento all'interno, come vedete, ci sono 37 gradi.
sta sciogliendo il cioccolato. Perché il 50 gradi? 50 gradi sia per il burro che per il cioccolato è una temperatura ideale, come per un termometro, per far sì che siamo a bagnomaria e quindi non andiamo a bruciarlo. Perché se dobbiamo fondere cioccolato e non abbiamo un termometro, solitamente i nostri nonni che facevano? Ce lo facevano mettere a bagnomaria. E noi questo invece, avendo un termometro all'interno, ci possiamo permettere di cucinare. Lo vedete, ancora siamo praticamente morbidi, eh? Cioè ancora si vede qualche granello di cioccolato all'interno, eh? Molto probabilmente tra pochino arriveremo, siamo a 45 gradi ci dice il nostro bimbi, e quindi ancora abbiamo bisogno di qualche secondino del perché poi invece venga sciolto. Quindi, per chi si è collegato solo in questo momento, siamo nel pieno della ricetta per eseguire una saker. Che magari adesso non riesco a leggere i commenti, ma qualcuno se lo starà chiedendo. È una ricetta che può eseguire tranquillamente un 31, un 5 e perché no, ovviamente il TM6 che tutto può. Adesso abbiamo bisogno ancora di due passaggi importanti che li andiamo a fare insieme, ovviamente. Nel frattempo vi ricordo che dovete preriscaldare il forno a 180 gradi all'inizio proprio dell'esecuzione, perché questo dolce ha bisogno di avere il forno caldo. Vi ripeto gli ingredienti per fare soltanto il pan di Spagna, perché al momento stiamo facendo solo il pan di Spagna. Abbiamo utilizzato 130 g di zucchero, 5 uova, abbiamo separato i tuorli dall'albume, un pizzico di sale, 200 g di cioccolato fondente, 150 g di burro e un cucchiaino di, ancora non l'abbiamo messo, però di zucchero vanigliato, e poi andremo ad aggiungere 150 g di farina, che ancora dobbiamo mettere, e due cucchiaini di lievito in polvere, perché questo ci servirà per il pan di Spagna. Adesso se voi guardate, noi siamo praticamente arrivati a una temperatura interna di, come vi dicevo, di 50 gradi come preimpostata da timer. Ok? Allora, aspettiamo ancora quest'altro minuto, intanto ci prepariamo gli ingredienti, cioè 150 g di farina 00. In questo caso, ovviamente, per i nostri amici che hanno l'intolleranza al glutine, possono tranquillamente utilizzare quella da prontuario, eh? Ma forse l'ho anche preparata, perciò va bene, dai. L'ho tenuta in più, forse. Vedete, questi sono tutti gli ingredienti che ancora dobbiamo utilizzare. Ce li tiriamo un pochino più avanti. Questa, per esempio, è la confettura di albicocche. Se volete incuriosirvi per capire come si fa, andate sul canale YouTube Bimbi Come Fare e trovate la confettura di albicocche. Ovviamente potete prendere spunto per fare poi, insomma, quella di stagione. E mi viene in mente, per esempio, quella di mele. Ok? Ricordatevi, insomma, che potete cambiare la quantità di frutta, se parliamo di tra mele, pere, albicocche, pesche, diciamo che la grammatura per fare la marmellata su per giù è la stessa, il quantitativo, eh? 36 secondi e abbiamo fatto. Andiamo poi al passaggio successivo. Ci siamo, sta sciogliendo. Non si vede? Adesso abbiamo proprio sciolto, guardate che bel colore. Che profumo, c'è un profumo buonissimo. Poi magari mi mandate tante fotine, eh? Magari le aspetto che l'avete rifatta questa torta, mi dite soprattutto se è stata poi gradita, eh? Allora, si apriranno da soli i braccetti dopo il suo suono, eh? Noi facciamo clic su avanti e ci dice di mettere dentro lo zucchero che avevamo tolto, quindi lo zucchero a velo che avevamo fatto prima, e lo andiamo a rimettere all'interno. Aspettate che mi prendo un cucchiaio. Poi andiamo ad aggiungere un cucchiaino di zucchero vanigliato fatto sempre in casa, oppure lo comprate. Si va ancora avanti mettendo i 5 tuorli che avevamo separato dagli albumi prima. Olè. E poi andiamo ad aggiungere la farina, anzi no, la farina dopo, vedete? Voilà, chiudiamo con il nostro misurino e andiamo a velocità 5, a velocità 3 per 10 secondi. Quindi andiamo prima a mescolare il tutto e poi ci andiamo ad aggiungere la farina.
Nel frattempo mi prendo i nostri albumi che avevamo messo da parte, perché tra pochino ci riservano. Ok, andiamo a mettere. Guardate dentro com'è, intanto vi faccio vedere che abbiamo aggiunto tutti gli ingredienti che mancavano. Soltanto ancora dobbiamo aggiungere la farina, 150 grammi, eccola qua. Io sto utilizzando una farina 00, ripeto, ma potete tranquillamente fare una variante, ok? Voilà. Poi i due cucchiaini di lievito per dolci, andiamo a chiudere e si va a mescolare il tutto per 10 secondi, sempre a velocità 3. Abbiamo ripreso la nostra ciotola che avevamo messo da parte gli albumi, adesso è il momento di rimescolarli. Guardate, facciamo clic su avanti e ci dice di unire il composto. Prima di unire il composto però io vado a raccogliere gli ingredienti e posso sia rimescolarli così oppure riandare per qualche secondo a velocità 3 come ci richiedeva il bimbi, eh? Ma eccoci, andiamo ad incorporare come sappiamo fare tutte dal basso verso l'alto, così che non andiamo a sciogliere, a smontare i nostri albumi. Grazie per i like. Se ancora non vi siete iscritti sia alla nostra pagina Facebook che Instagram o YouTube, basta mettere un like, così che ogni volta che entriamo in diretta e siete anche voi live, vi sarete avvertiti che stiamo facendo qualcosa di buono, qualcosa bolle in bimbi. Invece per YouTube, se volete, potete anche attivare le notifiche della campanellina, così che ogni volta che carichiamo un bellissimo video sarete avvertiti. Ok, adesso andiamo a mescolare dal basso verso l'alto in modo tale da recuperare il tutto, ma soprattutto per avere un corpo liscio ed omogeneo alla nostra preparazione. Nel frattempo avremo già imburrato, oppure come ho fatto io, messo la carta da forno in una tortiera con la cerniera apribile di un diametro da 26 e abbiamo soprattutto riscaldato il forno a 180 gradi, perché questo forno e questo dolce, perdonatemi, ha bisogno di avere un forno preriscaldato. E si va a cucinare per circa 30-35 minuti a 180 gradi. Questa è la prima fase, ok? Adesso ancora qualche secondo e vi faccio vedere come la andiamo a mettere nella nostra tortiera, eh? Grazie per la pazienza, perché oggi è una ricetta un pochino lunga, ma sono sicura che apprezzerete, perché è veramente fantastica questa torta. Olè! Andiamo a recuperare il tutto e adesso la andiamo a versare. Ci siamo! Via. Prendo la tortiera. Ecco qua. Che profumo! I miei vicini dopo le dirette mi vengono sempre a suonare. Olè. Perfetto. Andiamo a dare anche una, a livellare quello che è il nostro dolce. E poi per eccedere l'aria che abbiamo magari incamerato all'interno, diamo due schiaffetti o sotto la nostra teglia, oppure diamo un piccolo batte. Adesso vi faccio vedere. Battiamo un pochino. Ok. Olè, mi sembra perfetta. Facciamo ancora un'altra piccola passaggio. Okay. E per i
eliminare l'aria in eccesso si fa così, guardate, l'aria, io dico per le bolle, avete mai aperto un dolce che avete delle bolle? Sì, allora si fa così. Questo è il modo per eliminare le bolle che poi vengono all'interno dei nostri dolci. Vado in forno per 30-35 minuti a 180 gradi. Ciao! Ale, ma ovviamente per chi sa, io questo dolce l'avrò già cotto, vero? Quindi aspettate che mi sciacquo le mani, altrimenti non faccio proprio niente. Poi andiamo a praticamente prendere dal forno la nostra torta e andiamo a fare il passaggio della farcitura. Allora, ovviamente la torta io l'ho già divisa in tre dischi, l'ho appoggiata in una teglia con della carta da forno e appoggiata su una gratella. Adesso capirete il perché. Perché io adesso, oltre che il mio pan di Spagna, come vi ho appena detto, l'ho già tagliato, ovviamente l'ho fatto raffreddare completamente, adesso ho bisogno di un boccale pulito ed asciutto e vado a mettere dentro i miei 300 g di confettura di albicocche, perché ho bisogno di riscaldarla. Ok? Voilà! Perfetto! Vado a posizionare il tutto, quindi vado a chiudere e la vado a riscaldare per 2 minuti a 90 gradi, velocità 1, perché quindi la mia confettura deve essere morbida, del perché io poi riesco a dividerla bene, ok? Un'altra cosa importante che dovete fare, vi dovete mettere sotto la tortiera, questa qui diciamo la gratella, appoggiatevi un pezzettino di carta da forno, perché dopo quando andiamo a colare il cioccolato sopra, questo noi lo andiamo, diciamo così, lo andiamo a recuperare, ma soprattutto anche per non sporcare il vassoio, ce lo teniamo qua sotto, ossia per poterlo riutilizzare, quindi riscioglierlo, oppure proprio per tenere un pochino più pulita la nostra cucina, ok? Quindi 2 minuti molto probabilmente sono passati, manca un minuto ancora. E poi andiamo a fare la copertura. Anche il cioccolato deve essere sciolto. Che dite, vi piace questa ricetta? Spero di sì. Ripeto, magari un po' di passaggi un po' lunghi, però passaggi importanti da vedere. 56 secondi. E all'interno del bimbi siamo arrivati a 85 gradi su 90. Vi ricordo che voi qui avete sempre il termometro che vi dice, vi indica la reale temperatura interna. Voilà. 33 secondi e siamo quasi arrivati per la prima parte. Nel frattempo prendo anche gli altri due strati della torta che avevo già tagliato, vedete? E me li sono già messi qua. Mi sono anticipata un pochino di passaggi antipatici, per non stare troppo fermi là. Questi non posso assolutamente variarli. Ok, nel frattempo ci andiamo a sciogliere anche il cioccolato, così che quando andiamo a mettere la nostra confettura recuperiamo qualche minuto. Ce l'andiamo a trasferire qua, perché adesso ho bisogno del boccale nuovamente. E me la vado, vedete, bella morbida, molto probabilmente abbiamo una realizzazione di copertura molto più semplice, eh? Ok? Saremo più facilitati. Mamma mia, voi non potete capire, ve lo giuro, che i profumi che ci sono in questo momento tra il cioccolato, mi dispiace, ma ve lo devo dire però, tra il cioccolato, tra la confettura di albicocche, mannaggia, sono una disgraziata, come si dice a Roma. Intanto nel frattempo me lo appoggio un secondo qua, perché ho bisogno, come vi ho detto, di andare avanti. Quindi, dopo lo facciamo questo, eh? Allora, ritorno un attimo indietro, dopo ve lo faccio vedere, ma adesso ho bisogno di sciogliere il cioccolato, quindi 130 grammi. Poi vi faccio vedere, ritorno indietro tranquilli, ma tanto vi dico io i passaggi, eh? Poi se avete Cookie-Doo ve lo guardate. Diversamente ascoltate la mia diretta. Andiamo a chiudere nuovamente, si va
10 secondi velocità 7 sempre per tritare il cioccolato e poi andiamo a mettere la panna. Ok, andiamo a riunire sul fondo con la spatola e andiamo ad aggiungere la nostra panna. Ok, anche questa è fatta, ci siamo, eh? Adesso arriva la parte più bella, che dobbiamo pasticciare nel vero senso della parola. Ok, 100 grammi di panna, qui ci dice una panna con 30% di grassi. Io ho utilizzato una panna vegetale, ve lo dico. Andiamo avanti, chiudiamo e si va a sciogliere il tutto per 6 minuti a velocità 1,50 gradi. Quindi nel frattempo, questi 6 minuti, noi ci andiamo a dividere la nostra bella marmellatina. Ovviamente, ripeto, mettiamolo su una gratella, il pan di Spagna deve essere completamente freddo. Io adesso me la vado a distribuire. È calda, quindi abbiamo più facilità per fare questa cosa, eh? Potete anche utilizzare un coltello, come vi fa più comodo. Non vi preoccupate per l'imprecisione della, diciamo così, del tagliare il vostro disco. Non vi preoccupate, perché tanto, una volta assemblata, nessuno se ne accorgerà. Ok? Qua se ne vogliamo mettere un po' di più, nessuno ci strilla, eh? La parte più, diciamo così, antipatica, se la vogliamo chiamare, è quella di mettere il cioccolato, perché il cioccolato dovrà calare, ma soprattutto dobbiamo fare in modo e in maniera di toccarlo il meno possibile nella parte superiore, perché poi dobbiamo avere un risultato liscio. Ok, olè. Prendiamo un altro disco e lo andiamo a mettere sopra. Mi sposto un pochino, mi aiuto facendo così e lo vado ad appoggiare sopra. Ripeto, non vi preoccupate se non è precisa, tanto dopo con la copertura del cioccolato non si vedrà più nulla. Ok, quindi me ne prendo un altro po', perché ho paura che sia poca. Tanto con quella calda poi sopra si unirà meglio. Che ci dice 300 grammi. Però è vero pure che noi un pochino possiamo anche fare di testa nostra, eh? Tanto poi comunque ci bagnerà il pan di Spagna e ce lo renderà più morbido. Nel frattempo ci stiamo sciogliendo nel bimby il cioccolato con la panna, che ci servirà per la copertura di questo dolce. Che è un dolce molto buono, ripeto, con dei passaggi obbligati, siamo proprio obbligati a fare dei passaggi step by step, però è vero pure che se vi anticipate il pan di Spagna la mattina, poi insomma questi passaggi sono consecutivi uno dietro l'altro, come abbiamo appena visto insieme, eh? Voilà, mi sembra che abbiamo messo la nostra confettura un po' dappertutto. Voilà, buona, faccio così pure, mi faccio i dispetti. Ok, ma ancora non avete pensato, se non avete il bimbi, a cosa regalarvi per Natale? Beh, io penso che molto probabilmente sia la cosa più intelligente da fare. Mariti all'ascolto, tutte le donne vogliono il bimbi in casa. O anche donne che i mariti cucinano vogliono il bimbi in casa, perciò fatevi questo regalino. Per avere informazioni scrivetemi tranquillamente. Qui nel frattempo vediamo qua, adesso chiudiamo, vado a chiuderla, faccio un po'
come di solito faccio quando nessuno mi vede. Ok. Vedete che vi dico che poi dopo nessuno si accorge delle imprecisioni? Andiamo a ricoprirla. Poi, certo è che una volta che l'ho lasciata raffreddare completamente, la vado anche a mettere in una bella tortiera, perché poi la metteremo in una bella vista, in una tortiera, ma solo quando sarà completamente raffreddata, del cioccolato che adesso andiamo a calare, ok? Olè. Tanto pulisco un po' il tutto. Ci siamo, manca un minuto. Intanto possiamo anche dare una... Ma io lo lascerei ancora cuocere un altro po'. Non è del tutto morbido, Lo lasciamo ancora cuocere per il minuto che resta. Spero vi sia piaciuta questa ricetta, Grazie, perché stasera siete anche in tanti, vedo. Grazie, grazie. Se ancora neanche l'avete messo il like alla pagina, perché io qualche volta vi faccio l'invito, basta mettere un like appena entrate sulla pagina Facebook. Grazie. Ok, manca qualche secondo ancora e possiamo poi chiudere questa ricetta, Vediamo se riusciamo a vedere un po' qui cosa cuoce in bimbi. Eccoci. Se poi magari il cioccolato non è proprio fuso come lo vogliamo, possiamo ripetere l'operazione, Ok? Adesso lo controlliamo. Mi prendo anche una spatola. Sia questa per mettere bene il cioccolato. E una spatola pulita. Vediamo che cosa abbiamo combinato, Ci siamo, Olè, andiamo a vedere, perché ci dice di versare sulla copertura la nostra torta, ma a me mi sembra abbastanza ancora non troppo del tutto liquida, quindi la vado un attimino a riprendere, perché devo scioglierla bene bene bene, anche se adesso controllandola un po', guardate, vi faccio vedere, vedete? È abbastanza morbida, ma non proprio liscia come la vorrei, quindi rivado proprio un minuto, rifaccio un passaggio indietro, guardate, faccio un attimino un passaggio indietro e vado poi a riprendere il cioccolato. Allora, qui invece di 6 minuti ovviamente ne vado a impostare almeno 2, così che voglio, quindi vado a modificare, metto 2 e vado poi nuovamente a velocità 1, Posso anche aggiungere il cioccolato al massimo o il burro, diciamo così si può anche arrivare a 60-65 gradi, Ok? Però magari abbiamo un risultato più soddisfacente. Aspettate, vediamo un pochino se riesco a farvi un po' più di luce. Forse sì, ci siamo. Perfetti. Ok, ho trovato la giusta luce. Aspettate. Voilà. Perfetto. Adesso sono più contenta. Manca ancora un minutino. Portate pazienza, abbiamo finito. Siete stati veramente carinissimi oggi. Stiamo insieme da circa 20 minuti e siete veramente veramente in tanti, grazie sempre per la fiducia che mi date, ma soprattutto io aspetto proprio sotto questo post di Facebook, di Instagram e di YouTube tantissime fotografie che mi mandate, perché avete seguito questa bella torta Saker. Poi ho ricevuto dei messaggi da voi per quanto riguarda le preparazioni natalizie. Adesso ci stiliamo un bel programmino e iniziamo proprio, perché il Natale è alle porte e non possiamo farci trovare impreparati. Ci siamo,
via. Allora, mancano 16 secondi. E andiamo a versare il nostro cioccolato. Ok. Andiamo a versare il cioccolato. Ah, volendo, guardate, scusatemi, mi è venuto anche adesso per farlo attaccare un po' meglio. Possiamo anche metterci un pochino di questa. Così proprio per, così non abbiamo delle sorprese. Quindi in finale abbiamo messo non solo 300 grammi di confettura d'albicocche, ma molto probabilmente ne abbiamo utilizzato più di 400, perché questi vasetti sono da 150 grammi, scusatemi, da 200 grammi, quindi sì, 400 grammi di confettura. Olè. Sì, mi sento più tranquilla di fare questo, Ok. Via. Andiamo a versare il nostro cioccolato. Vedete che quel minutino in più ci ha reso un cioccolato più... Ok. Dobbiamo essere bravi adesso. Bravi, bravi. Ovviamente chi si mette in cucina deve avere in questo momento un pochino di pazienza, perché la deve spalmare in maniera uniforme e cercare di andare a coprire anche i laterali, Ecco perché vi dicevo di magari prendervi anche un po' quello che è il sotto, no? Perché adesso noi la dobbiamo praticamente far scendere e andarla a livellare, ok? Poi saremo molto più bravi, se non abbiamo avuto abbastanza dimestichezza con questo momento, di mettere ancora un pochino di cioccolato all'interno del boccale e andare a coprire le imperfezioni. Considerate che potete sempre sistemare al meglio le nostre preparazioni, perché noi col Bimby possiamo fare tutto, ma non è detto che siamo nati pasticceri. Però ovviamente abbiamo un potenziale grandissimo che possiamo utilizzare al meglio delle nostre possibilità. Non sarà bellissima come i pasticceri solo sanno fare, ma vi assicuro che sarà buonissima. Ok. Ci girate un po' intorno. Poi dopo, una volta raffreddata, vi metterò anche una bellissima foto che per farvi vedere una preparazione, insomma, proprio finita. Ok. A recuperare un po' di cioccolato, perché vedete anche sotto la confettura mi dà la possibilità di poterla lavorare al meglio, Olè. E così via. Che dite, vi piace? Spero di sì. Io vi dico che è buonissima. Ma già l'ho fatta, ve lo posso garantire che è buonissima. Voi farete la differenza, ovviamente, perché metterete anche del vostro in questa torta. E ci saprete dire poi se siamo stati in maniera, nel nostro piccolo, aiutanti di questa bella preparazione. Ok. Se non avete una spatola di questo tipo, aiutatevi tranquillamente con un coltello liscio, non seghettato. Voilà. Adesso poi me la vado a sistemare un po' meglio e la devo lasciare assolutamente raffreddare su questa gratella. Ecco qua. Poi se avete la possibilità potete anche scrivere Sacher. O se invece volete fare una torta per il compleanno di qualcuno che vi è caro, potete anche denominarla con il proprio nome. Olè! Dopo vi mando una bella foto della torta raffreddata. Ok, voilà! Questa parte sopra ovviamente la rendiamo un pochino più precisa,
Ok, allora, ovviamente non è ancora finita, ve la devo lasciare raffreddare, ma considerate che ne ho ancora un'altra in forno, quindi io anche per oggi vi dico grazie veramente perché avete avuto tantissima pazienza per eseguire questa ricetta insieme. Spero che vi sia piaciuta, grazie per i like che ci lasciate, ma soprattutto veramente grazie per la fiducia. Quindi grazie e ciao, a presto da Teresa e da Bimbi Come Fare. Ciao ciao!